Buon pomeriggio, bellezze. Oggi vi mostro come ho realizzato la mia amico pittura dedicata alle zucche, giusto in tema col periodo. Partiamo dal dito medio, creiamo con l'arancione la prima zucca centrale, il pennello liner e appoggiamo il pennello e formiamo una sorta di spicchi che si susseguono in modo circolare. Facciamo la stessa cosa per tutte le zucche che troviamo su tutte le unghie, queste sull'indice, appunto partendo da una parte centrale creando degli spicchi, così sui pollici e di conseguenza anche sul mignolino. Passiamo all'anulare, dove con un azzurro creiamo la forma molto stilizzata di una macchina, della parte laterale di una macchina, così come facevamo quando eravamo bambini praticamente. Fatto ciò, creiamo dei punti luce con un azzurro più chiaro, con il nero ben diluito, ruote e alcuni dettagli della macchina e lo specchietto bianco. Ritorniamo alle nostre zucche, diluiamo molto 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 bene il marrone, prendiamo il pennellino striping e andiamo a creare gli spicchi appunto delle zucche, così su tutte quelle che abbiamo creato finora, quindi anche sul mignolino, voilà, e sul pollice. Fatto questo, creiamo dei punti luce mischiando all'arancione iniziale una puntina di giallo e ripassiamo tutti gli spicchi e infine con un giallo ben diluito e lo striping, partendo dal centro, creiamo delle striscioline che arrivano quasi a metà zucca. Ritorniamo sulla parte centrale, beige, e creiamo la forma di un bambino che dorme sopra questa zucca, quindi il tondino e poi una sorta di cunetta. Creiamo poi i capelli e la forma dell'occhietto marrone, col bianco il vestitino che cade sulla zucca. Creiamo infine l'erba, il prato. Cominciamo prima dall'indice, creiamo prima delle striscioline una vicino all'altra con un verde molto scuro, tamponiamo sulla parte alta con il giallo e creiamo una sorta di verde molto brillante aggiungendo al verde scuro un po' di giallo e creiamo le striscioline più chiare. Così anche sul medio, sui pollici e insomma alla base di tutte le unghie, come vedete. Una passata di top coat, effetto long lasting, e questo ragazzi è il risultato. Io spero come sempre che vi piaccia tantissimo, vi mando un bacio grande e alla prossima, ciao!